lode e gloria al Signore, sempre, sempre, eternamente, con tanta gioia nel cuore, con la prospettiva che Dio ci dà, una prospettiva che al di là di quello che viviamo e facciamo, dove c'è luce, dove c'è speranza, dove c'è la possibilità e dove c'è un nuovo che Lui fa. La sua parola ci ricorda che conosceremo la verità e la verità ci farà liberi. Mamma mia, è una parola di una potenza, di un'altisonanza incredibile che dà un respiro importante alla nostra vita, alla nostra storia. E noi sappiamo che questa verità è al di là di un concetto, è un nome. Il nome è al di sopra di ogni altro nome. È una figura, è una persona, una vera e propria persona ed è lo stesso Gesù. Lui lo conosciamo e ci rende liberi. E a volte è bello perché Dio opera in modo sempre glorioso nella nostra vita, nella nostra storia, e questa libertà non è che tocca solo un concetto mentale, ma tocca proprio la nostra storia. Ognuno di noi può dire che alla luce dell'incontro con Cristo la sua vita ha preso un'altra direzione, un'altra luce, ma soprattutto un'altra posizione, e questo è meraviglioso. E a volte siamo stati proprio liberati anche da condizioni, da insegnamenti sbagliati, da cose, da dipendenze, da malattie, cioè da qualsiasi cosa. Noi siamo stati resi liberi. E pensando, no, ragionando sul essere stati liberati o essere liberi in funzione della verità, cambia sostanzialmente. Mi spiego meglio. Quando io sono stata liberata da situazioni, da cose, da concetti, resta, se io continuo a dire sono stata liberata, resta un po' nella mia vita il concetto del legame, di questo peso comunque che segna sempre la mia persona, segna sempre le cose che io faccio, segna sempre le mie possibilità, cioè ciò che è stato, dal quale io sono stata liberata, comunque continua a essere un fardello che io trascino nella mia vita. In realtà no, con Cristo non è così. Faccio nuove tutte le cose, lui ci ricorda, lui fa nuove tutte le cose. Significa che la nostra storia è come se iniziasse esattamente dal momento in cui c'è stato questo incontro con lui. Noi siamo proprio resi liberi, nel senso che siamo sciolti davvero da ogni condizionamento dovuto a qualsiasi situazione che ha toccato la nostra storia, la nostra vita, la nostra mente, il nostro fisico. Noi siamo resi liberi. Liberi, quindi con una mentalità completamente aperta. Voi pensate, no, quando noi siamo stati toccati da un problema, abbiamo sempre, consentitemi il termine, paura che il problema possa tornare. È come se pensassimo di avere una sorta di avvoltoio che sulle nostre spalle, che da un giorno all'altro, da un momento all'altro, può di nuovo arrivare e condizionare la nostra vita. No, non è così. Non è così, noi siamo stati resi liberi, e io lo dico oggi, io sono stata resa libera in Cristo Gesù, e gloria a Dio per questo. E tu sei stato reso libero in Cristo Gesù. Quello che tu hai fatto, quello che ha condizionato la tua vita, quello che ha toccato la tua vita, non ti tocca più, perché il Signore ha fatto nuove tutte le cose. Quindi Dio non solo cambia la condizione esterna, ma sostanzialmente cambia proprio internamente la nostra mentalità in funzione di questo. Ci togliamo di dosso questo peso, quest'aria fantoziana che si porta dietro sempre, di sentirci sempre fuori luogo, di non sentirci a posto, eccetera, e prendiamo con orgoglio questo abito nuovo, questa veste regale che Cristo ci ha dato, una veste di libertà, di figli liberi, amati, benedetti da Dio, ai quali si propone davanti una possibilità immensa. Pensate, no? Un figlio di un re non pensa che la sua vita possa essere una vita misera, ma pensa a una vita gloriosa, una vita piena di grande benedizione. Perché? Perché è figlio di re. E noi che cosa siamo? Non siamo anche noi figli di re? Quindi cambia proprio la nostra mentalità.
Vi rendete conto, l'opera di Dio è un'opera di fino, un'opera che non trascura una minima parte della nostra storia, non c'è un dettaglio che non entra nella sua mano, nel suo sguardo, nella sua benedizione. Cioè, lui davvero è capace di stravolgere ogni cosa e di portarla alla benedizione totale, anzi non solo portarla ma di proporla. E quando lui la propone, effettivamente noi in lui cominciamo a muoverci in questa proposizione, muoverci in tutto ciò che viene da lui aperto, che viene da lui proposto. Perché? Perché la mentalità che Dio guarisce, la mentalità che Dio fa nuova, è simile alla sua. I nostri pensieri si innalzano, ma non in un atteggiamento di superiorità, per quello c'è già il mondo che ci pensa a farlo, ad aumentare il nostro, come si dice, la vanità verso noi stessi, scusate, non mi viene il termine in questo momento, ma lui innalza i nostri pensieri, nel senso che rende il suo pensiero, il nostro pensiero, esattamente come lui ce l'ha per noi. E cioè, solo fermarci a riflettere su queste cose, quando io mi accorgo che ogni volta che scendiamo in profondità su qualche concetto, su qualche parola che il Signore ci dà, su qualche riflessione, ci accorgiamo davvero di come le cose prendono una misura enorme e come ci lusinga in un modo positivo e essere compresi in questo pensiero. E oggi, gloria al Signore, lode al Signore per questo. La sua verità ci rende liberi, ci ha reso liberi. Cioè fa nuova la nostra mente, capace di ragionare come una mente libera, non più condizionata da ciò che è avvenuto, ciò che è stato, ciò che potrebbe essere, perché noi siamo una cosa completamente nuova. Alleluia, gloria a Dio per questo. E allora oggi goditi davvero la pienezza di questa rivelazione, goditi, anzi non oggi ma da oggi, ciao Mauro, da oggi goditi la pienezza della rivelazione, goditela in modo totale, completo. Tu sei una persona libera, tu sei una persona libera, in te esiste, grazie a Dio, ogni possibilità di realizzare la tua vita nel modo pieno, perché Gesù è venuto perché la nostra vita fosse piena. Sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza, non una vita misera, non una vita povera, non una vita senza possibilità, senza prospettive, non una vita senza obiettivi. E da oggi davvero lascia che lo Spirito Santo venga davvero a rinnovare i tuoi pensieri, e se stai vivendo una vita di stenti, che possa proporti all'abbondanza, un'abbondanza che diventi generosa, che possa essere benedizione per te, ma anche benedizione per tutte le persone che Dio ti manderà davanti per essere generoso con loro. Se tu hai avuto malattia, Dio rifà nuove tutte le cose e potrai essere benedizioni perché le persone siano guarite, cioè che abbiano una guarigione ancora prima di vivere la malattia, che si guarisca il loro cuore, perché non ci siano ferite, che possano essere un aggancio per ogni malattia che tocca la nostra storia, e così via. C'è tanto da fare perché c'è tanto da vivere e c'è tanto da gioire e c'è tanto di buono da fare in Cristo Gesù, e noi siamo qui per questo, e noi ringraziamo Lui perché Lui ci precede in tutto questo progetto meraviglioso e non vuole assolutamente che nessuno resti indietro. Quindi oggi contagia tutti con questa verità: noi siamo stati resi liberi, la nostra mente è una mente di una persona libera, non condizionata da ciò che è accaduto, nel nome di Gesù. Buona giornata a tutti, tante benedizioni, e continuiamo a glorificare e a benedire il Padre del Cielo, il nostro amato Gesù e il nostro benedetto Spirito Santo, che davvero fa nuove tutte le cose. Lode, 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 benedizione a te. Alleluia.